Cari amici vicini e lontani, sono qui in solitaria perché, come preannunciato, c'era una piccola spedizione con le ultime novità del 2016. Ebbene sì, la J-Pop ha deciso di deliziarci e accompagnarci alla fine di questo anno bisesto, tra parentesi anno funesto, perché ci hanno lasciato una marea di persone, soprattutto in ambito musicale, ultimo, ma non ultimo, il povero George Michael. E vi vado quindi a far vedere le ultime novità. Abbiamo il settimo e ultimo, perché sono 7 di 7, volumi di Inazuma Eleven Go, che porta a conclusione questo manga a tema sportivo. Il prezzo sono 4 euro per la collana She Pocket Manga numero 29. Poi, sempre tema calcistico, eccolo qua, abbiamo Angel Voice. Questa volta il numero è il 32esimo, quindi mancano circa 8 numeri alla conclusione di quest'altra saga sportiva. Aspettate che provo a levare. Oh, eccola qua, la luce che dava riflesso. Questo manga sportivo a tema calcistico anch'esso, il cui prezzo è 5,50 euro. Poi dal calcio passiamo a quello che è intorno al mondo del calcio, cioè belle donne, tante tante tanta movida, eccetera, eccetera. Non c'entra niente, però insomma le donnine qui ci sono, il tema è abbastanza hot e parliamo di Peep Hole. Eccolo qui, il numero 8 di 13, se non vado errato, e il prezzo è 6,90 euro. Cos'è un peephole? Un buco nel muro da dove spiare. Spiare chi vive nella stanza accanto, eccetera, 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 eccetera. Poi torna il maestro Gonagai, eccolo qua con Kekkō Kamen, il primo di 3 volumi, dove la nostra protagonista si copre il volto, ma scopre il resto del corpo e si mette a difendere gli studenti vessati di un istituto in particolare, una ferrea scuola, dove appunto gli insegnanti, tra virgolette, sono sottopongono a un sadismo insensato i poveri studenti per prepararli al mondo universitario, ma ci pensa appunto Kekkō Kamen. Quindi il Gonagai ritorna, ma non da solo, perché c'è anche Shin Mao Dante. Eccolo qua, il primo di 4 volumetti, la serie definitiva di Mao Dante, pensata e conclusa dal suo creatore Gonagai nel 2002. Eccolo qua, e quindi chi vuole può passare la fine dell'anno con il maestro assoluto delle saghe robotiche e non. Poi, quarto numero per Overlord, niente, oggi con i riflessi facciamo a botte proprio. E quarto numero di Overlord, non mi ricordo, mi pare che in Giappone siamo arrivati al 5, ergo dovremmo fermarci a breve, c'è questa possibilità, 4,40 euro. Poi si arriva alla conclusione anche di Bimbogami, eccolo qua, il numero 16, per questo che è un manga di cui io ho sentito sempre parlare molto bene, ma che non ha mai avuto un riscontro epocale di vendite. Però chiunque io conosca che lo legge me ne parla veramente molto 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 bene. Sicuramente io purtroppo col casino che ho di tempo, di novità a cui sta appresso, non ce la farò mai a recuperarlo, però fatemelo sapere se vale veramente la pena come mi dicono. Haganai, eccolo qua, il numero 11, per questo manga a tema scolastico, non mi ricordo a che numero sono arrivati. Poi Yōka invece, in Giappone dovrebbero essere arrivati al numero 9 e qui abbiamo l'ottavo volume, quindi probabilmente c'è una sospensione anche per questo, o finirà, non me lo ricordo neanche questo. Comunque, tema scolastico, c'è anche la serie TV, se non vado errato, il prezzo 5,90 euro come Haganai. Poi si conclude anche Sekirei con il numero 17, eccolo qua. Prezzo 5,90 euro. Andiamo a vedere un attimo, vi do la conferma. Sì, è proprio l'ultimo volume anche di Sekirei. E poi, last but not least, una novità, Seventh Garden, eccolo qui. Sono usciti appunto 7 volumi in Giappone, genere fantasy, c'è un po' di ecchi qua e di là, 5,90 euro. Vi vado a leggere un attimo, allora, vediamo anche le prime pagine, sono completamente integralmente a colori, bella carta. E l'intro dice: Dio formò i pianeti, vi mise gli esseri umani e creò un giardino tutto per sé.
e questo dio sembra volersi andare a riacchiappare questo giardino. E vabbè, lo fanno. Allora vi ricordo che ci sarà anche la puntata riguardante la classifica dei manga più venduti nel 2016. Vediamo appunto poi quell'altro che riusciremo a fare. Nel frattempo, se non ci dovessimo sentire, dal Forbidden Planet, dalla Bat Caverna, dalla Zimarra, dal Ganga che non è presente e da tutto quanto lo staff, vi poniamo i migliori auguri di un felice 2017, che sia meglio di questo 2016. Ciao.